Matteo Leia, giocatore della Virtus Fondi, hai segnato il gol che vale probabilmente la vittoria di questo campionato. In poche parole diciamo di sì, perché era finita la partita, una partita bellissima, equilibrata. Il Latina è un'ottima squadra, l'ha dimostrato in questo campionato ma anche negli altri scorsi. Ci ha dato filo da torcere, anzi è stata una delle poche squadre che qui a Fondi ha dimostrato di giocare la partita a viso aperto e alla fine però l'abbiamo avuta vinta noi. Quanto pesava quel pallone? Pesava parecchio, però in alcuni casi bisogna prendersi responsabilità se uno vuole vincere. Alessandra Benda, giocatore della Century, due provvidenziali salvataggi nel secondo tempo, non sono bastati però per poter uscire con il risultato qui a Fondi. No, purtroppo alla fine c'è stato questo gol su tiro libero, proprio all'ultimi due minuti. Ormai avevamo tenuto, anzi prima avevamo avuto pure un'occasione grande con Raffaele, sfruttavamo quella, a quest'ora penso che il risultato sarebbe stato diverso. Loro ci hanno creduto fino alla fine, ecco, è stato deciso da questo tiro libero, perché bene o male abbiamo tenuto bene in fase difensiva, quindi potevamo uscire almeno un punto, potevamo uscire. Vincenzo Ginepro, presidente della Virtus Fondi, è stata una grande giornata, probabilmente questa vittoria vale il campionato. Speriamo, però è stata veramente una delle più belle partite disputate qua al palazzetto di Fondi, veramente una squadra che meritava qualche gradino in più del dove si trova. Da 5 anni lei è il presidente, probabilmente questa è la giornata più bella da quando lei ha preso in mano questa squadra. Sì, questo, noi abbiamo creato un gruppo veramente, siamo quattro dirigenti, l'abbiamo preso da Serie D, il nostro obiettivo era anno per anno sempre per cercare di crescere, per fare qualche salto in più, speriamo che quest'anno che Dio ci dà una mano. Enrico Pasquali Coluzzi per Mondo Futsal TV.